Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Bimbi Boss. Si avvicina il Natale, non vedo l'ora ragazzi. E quando io ero piccolo, una cosa che non mi piaceva tanto del Natale, in realtà, era l'antipasto. Perché, sai, i bambini piccoli con l'antipasto, con i cetriolini, non è che mi piacesse più di tanto. Ho inventato una soluzione per i più piccoli. Difatti la ricetta che faremo insieme oggi sono i Cape Pops di Natale per i bambini. Accendete il Bimby che vi mostro gli ingredienti necessari per farlo. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono 30 g di pistacchi, 150 g di formaggio spalmabile, 150 g di mortadella, 100 g di grissini. Allora, offriamo una valida alternativa ai nostri bimbi. Inseriamo all'interno del boccale del bimbi 30 g di pistacchi. Ovviamente devono essere sgusciati perché sennò ai bimbi facciamo perdere i denti. Richiudiamo col tappino e impostiamo 10 secondi velocità 10. Adesso terremo il nostro trito da parte. Ora, senza lavare il boccale, inseriamo la mortadella, il formaggio spalmabile, e 100 g di grissini. Facciamo così. Richiudiamo col tappino e impostiamo 10 secondi velocità 5. E ora impostiamo 10 secondi velocità 10. Trasferiamo il composto all'interno di una ciotola. Adesso invece è arrivato il momento di comporre i nostri Cake Pops, perciò munitevi di bastoncini di carta per Cake Pops, staccate delle piccole parti di impasto, con le mani rendeteli il più possibile a sfera, girateli nel trito di pistacchio. Infilzateli per bene con i bastoncini di carta, così, e ripetete l'operazione fino a quando non avrete esaurito tutti gli ingredienti. Ed eccoci qua, i nostri Cake Pops di Natale per i più piccini sono pronti. Io vi ringrazio di aver guardato questa video ricetta. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e commentate. Un bacione da Bimbi Boss e buon Natale!